Buongiorno a tutti, oggi l'azzeramento sbarca oltreoceano perché per la prima volta abbiamo l'onore di ospitare con noi un atleta degli States, Claire Egan, che oltre ad essere biatleta statunitense è anche membro del comitato degli atleti IBU. Ciao Claire! Ciao! Parli un italiano fluentissimo. Hai voglia di raccontare agli spettatori italiani che legami hai con l'Italia e come fai a sapere l'italiano così bene? Sì, io ho studiato italiano all'Università di Bologna solo per un semestre, ma durante quel periodo ho fatto l'amicizia con tanti italiani e mi sono innamorata anche di un italiano e così ho imparato bene a parlare. E adesso il mio allenatore è italiano, Armin Auchenthaler. Noi lavoriamo in inglese con tutta la squadra, ma chiacchieriamo spesso in italiano. E prima ci accennavi che non conosci solo l'italiano, ma conosci anche altre lingue come lo spagnolo, il francese, oltre che ovviamente l'inglese. Visto che oggi tu non lo sai, ma è il compleanno di Nicolò, wow, del nostro collega Nicolò, hai voglia di dirci come si dice buon compleanno in tutte le lingue che conosci? In italiano, buon compleanno, auguri. In inglese, happy birthday. In spagnolo, feliz cumpleaños. In francese, bon anniversaire. In tedesco, alles Gute zum Geburtstag. Cioè, anche l'accento perfetto, cazzo. Incredibile. Sono quelli più o meno. Beh, solo. Direi che non è un solo. Thank you. Nell'unica lingua che conosco, oltre l'italiano. Cavolo, anche l'accento tedesco è perfetto. Grazie, ma non è per... Donno, da appassionata di lingue ti dico che a saperle come te sarebbe veramente fantastico. Grazie. Sì, per me è un hobby imparare lingue, non è un lavoro, è qualcosa che mi piace e quindi ho fatto tanto lavoro per studiare, per imparare, ma non è un lavoro per me. Certo, ma da dove nasce questa tua passione per le lingue? L'hai sempre avuta fin da bambina? Cioè magari sognavi di fare altro da piccola o hai sempre pensato allo sport come obiettivo della tua carriera? Non ho pensato allo sport. Io ho cominciato con biathlon all'età di 26 anni. Ma con le lingue ho cominciato da piccola, perché io sono nata e sono cresciuta in una zona nel nord-est degli Stati Uniti dove una persona può facilmente vivere una vita intera senza sentire un'altra lingua, solo l'inglese. E forse per quello sono stata sempre interessata nelle lingue straniere. Con lo sport ho fatto sempre sport, ma a livello, non lo so, l'ho fatto alla scuola, per esempio, con la squadra della mia scuola, ma non a livello elite, professionale. Ho studiato all'università prima di cambiare alla vita sportiva, ma ho fatto l'atletica, corsa atletica, e poi anche sci di fondo. E poi a 26 anni ho cominciato anche a imparare a sparare. In questa quarantena invece riesci a allenarti comunque bene? So che negli Stati Uniti adesso la situazione, chiaramente soprattutto da quelle parti là, sta diventando sempre più preoccupante. Riesci a continuare i tuoi allenamenti? Come funziona adesso? Adesso, in questo periodo aprile, è un periodo normale, che è la nostra pausa annuale e quindi almeno per adesso non devo allenarmi tutti i giorni come nell'estate, per esempio. Ma io sono fortunata perché io abito in una zona rurale, si dice? Certo. È la stessa parola in inglese, è solo fortuna che lo conosco. Allora, noi non abbiamo le regole come in Francia o non lo so in Italia. Noi possiamo uscire di casa a fare esercizio, ma non con gruppi di persone. Devo farlo sola o col mio ragazzo che abita qua con me, allora siamo
comunque insieme. Ma tutti i negozi sono chiusi, solo quelli più importanti per il cibo, per la farmacia, eccetera. Ma io posso uscire a correre, andare in bici se voglio. Sono fortunata. Invece ti abbiamo un po' stalkerata in giro per i social, anche il profilo di dell'Ibu, e abbiamo notato due cose particolari: che sul profilo dell'Ibu, tra gli hobby che c'hai, hai hobby Aperol Spritz, e poi su Instagram invece un'altra cosa ancora più esilarante, che ti piacciono i maiali. Vuoi spiegarci queste due passioni? I maialini mi piacciono tantissimo da tutta la vita, non ho da spiegare più. L'Aperol Spritz, è una cosa che ho conosciuto in Italia, Direi di sì. che adesso si trova anche qua negli Stati Uniti, soprattutto in città, a New York per esempio, uno può trovare, si può trovare anche un Aperol Spritz, ma non è un cocktail conosciuto qua. Ma è il mio cocktail preferito. Ma scusami, ma quindi sei anche vegetariana? Non mangi il maiale? Così, domanda. Non No, non lo mangio. mangi. No, mi piacciono troppo. Clary, in cosa consiste il tuo ruolo di rappresentante degli atleti? Cioè, come ti rapporti con loro e con la federazione IBU? Il ruolo è molto importante, e soprattutto adesso, da 2018. Sì, dopo il congresso IBU di 2018 abbiamo una rappresentante come si dice, Athletes Committee, Il comitato degli atleti. degli atleti. Adesso abbiamo una rappresentante nel executive board dell'IBU. Allora abbiamo una voce diretta nell'executive board. E io sto facendo quel lavoro lì. Il mio ruolo è semplice. Io e gli altri atleti che servono con me, chi sono Martin Fourcade della Francia, Eric Lesser della Germania, Aida Gasparin della Svizzera, e abbiamo anche una quinta persona, Henrik Lavelund. Ah, ok. Adesso Daniel Böhm lavora per l'Ibu. Allora, abbiamo cambiato a Henrik Lavelund della Norvegia e lui lavora nella Technical Committee dell'IBU, praticamente è il gruppo che fa tutte le regole per gli stadi, i corsi, le piste, eccetera. Ma noi cinque, il nostro ruolo è di comunicare tra gli atleti e l'IBU. È una cosa di due direzioni. Dobbiamo parlare con gli atleti per sapere quali sono i problemi o le speranze per il futuro. Dobbiamo anche comunicarlo poi all'IBU e dobbiamo anche fare dall'altra parte comunicare le decisioni, i lavori dell'IBU agli atleti. Quindi in poche parole sei una mediatrice. Sì, direi quello, ma anche un leader. Sì. Un punto di riferimento per gli atleti. Sì, perché è il nostro lavoro di guidare un po' le cose più importanti. Non è solo ascoltare, è anche guidare. Ma Martin Fourcade l'anno prossimo continuerà questo ruolo oppure... Noi siamo stati eletti per gli atleti agli Olimpiadi 2018 e serviamo per 4 anni fino a Beijing 2022. Allora, anche se qualcuno smette di gareggiare, può continuare a servire in questo ruolo. A proposito di gare, a Pokljuka quest'anno hai trovato il 20 su 20 al tiro nell'individuale. Ti è costato a un tuo allenatore un tuffo nel lago di Bled. Ci puoi raccontare com'è andata? Eh sì, dobbiamo cominciare l'anno prima a Pokljuka, dove io ho finito sesta nel inseguimento. Era la prima volta che sono arrivata nella flower ceremony, cerimonia dei fiori, e lì, quella settimana lì, avevo detto
all'allenatore dei maschi, Michy Grice, o lui ha detto: se qualcuno finisce nelle prime 10, io vado nel lago. E poi io sono detto: io vado a finire nelle prime 10 per la prima volta nella mia vita. Io lo faccio perché voglio vederlo nel lago. Poi l'ho fatto e poi lui non ha fatto il tuffo. Si è rifiutato. Poi quest'anno ho avuto una stagione abbastanza difficile, non ho mai trovato la mia forma migliore fisicamente e quindi mi sono concentrata molto sul sparare perché sì, la forma fisica non c'era. E lì abbiamo detto la stessa cosa quel weekend, che se qualcuno finisce nelle prime 10, Armin va nel lago. E io sapevo che l'unica possibilità era il 20 sul 20 per me. Non l'avevo mai fatto in nessuna gara, ma quella mattina lì avevo una concentrazione particolare. E io ho chiamato al mio allenatore Armin e ho detto: oggi io faccio 20 sul 20. E poi l'ho fatto. E poi sì, lui è un uomo diciamo in inglese, un uomo della sua parola. Sì, Perché se dice qualcosa, lo fa. volentieri, sì. Ha fatto il tuffo nel lago. Ma invece un'altra cosa che volevo chiederti è, abbiamo avuto la notizia del ritiro di Emily, Dreisigacher, e essendo che, diciamo, voi tre, tu, Susan e lei, siete un po' il nucleo del biathlon femminile statunitense degli ultimi anni, anche perché venite dalla stessa zona del nord-est degli Stati Uniti. E puoi dirci qualcosa di più? Ha voluto semplicemente cambiare vita? Non stava bene fisicamente? Ah sì, lei sta bene, ma adesso è il tempo giusto per lei a cambiare e fare qualcos'altro. Lei ha fatto le Olimpiadi, ha fatto qualche anno di mondiali. Prima di biathlon ha fatto un altro sport, totalmente un altro sport, il canotaggio all'alto livello. Sì, come io e la Susan è più di 30 anni, o lei ha 30 anni forse, ha fatto già Quello che tante volevo cose chiedere. e vuole iniziare una nuova Parte della fase. sua vita, sì. E invece per te, diciamo, a casa, adesso sei una appassionata di serie TV, cosa ti piace magari passare il tempo? Ovviamente tu non sei costretta a stare a casa, come ci hai detto prima, però ti piace guardare la televisione qualche serie TV? Noi non abbiamo un TV, ma adesso stiamo guardando un programma sul Netflix che si chiama Unorthodox. È molto interessante la storia di una ragazza, si dice, non lo so, ortodossa, Sì. giudeo, o non so come si dice, Ebrea? ebrea, sì. È la sua storia che lei scappa della sua situazione, che non è una situazione bella. Ma sì, adesso stiamo guardando quello, ma normalmente non guardo molto la TV, ma suoniamo un po' di musica qua, il mio ragazzo, anche io suoniamo la chitarra, abbiamo un piano. Io provo ad uscire tutti i giorni, almeno a fare qualcosa fuori di casa, correre un po'. Non lo so, è difficile adesso, dobbiamo trovare cose da fare. Tuo gruppo preferito, artista che ascolti, piace ascoltare? Ma mi piace molto Sting and The Police, e infatti noi l'anno scorso d'estate noi abbiamo fatto un training camp, un raduno. Raduno, Sì? esatto. Sì, raduno. Eravamo in Francia e poi in Italia ad Antols. E dopo io ho fatto un po' di vacanza in Italia, a Bologna, poi a Lucca, poi a Forte dei Marmi. E a Lucca sono andata a un concerto di Sting. Ok, tornando alla tua gara, qual è stata la tua gara più emozionante fino ad oggi? Probabilmente il mio podio, ho fatto solo uno ad Oslo l'anno scorso, era l'ultima gara della stagione. Il Mass Start, che è il mio evento preferito, dalla prima gara di quell'anno, lì a Pokljuka, quando ho finito sesto in seguimento, tutta la stagione ero molto vicina. Ho sparato bene, ho sciato molto veloce e sono sempre stata molto vicina, ma in quella gara lì finalmente sono riuscita a fare il lavoro giusto ed era un
Sì, un momento molto, molto speciale. E invece, come sponsor per il biathlon, è a un appassionato che stasera volesse guardare una gara, che gara gli consiglieresti? Forse la staffetta dei mondiali 2019 a Östersund. Non so se voi vi ricordate, ma l'Italia era nel primo posto, ma Susan, la mia collega, mi ha togata, non so, nel terzo posto. E poi io ho finito giusto avanti della Nicole Gontier. Primo posto, ho sparato 10 su 10 ed era l'unica volta che ho finito prima. Ed era soprattutto l'ultimo giro, ho sciato molto bene. Anche la Nicole ha sparato anche 10 su 10, ha gareggiato, ha sciato molto veloce, allora anche per quello sono felice col lavoro lì che ho fatto. Invece, per raccontare un aneddoto, un fatto strano che è avvenuto durante i tuoi viaggi con la squadra. Sì, di particolare, così di simpatico. Per noi ci sono tante cose, perché noi normalmente partiamo di qua il 9 novembre, quest'anno sono partita e dovrei tornare l'1 aprile e quindi siamo 5 mesi in Europa, sempre insieme, sempre nell'albergo. Adesso ci penso un po', ma Quest'anno però siete tornati prima, purtroppo. sì. Io sono tornata prima, perché io sono stata un po' male, raffreddata già a Nove Mesto e poi mi sono recuperata, ho fatto le gare, pensavo di migliorare sempre, ma poi domenica sera, lunedì mattina già andavo giù di nuovo e sono tornata lì già il lunedì, non sono andata a Kontiolahti. Il resto della mia squadra, loro sono andati lì, ma poi il nostro presidente Trump ha annunciato mercoledì sera Buongiorno. sì, che chiuderebbe i frontieri e quindi la mia squadra, loro sono partita alle 5 di mattina giovedì per tornare, sono scappati proprio di Kontiolahti. Quest'anno era molto strano, non solo per noi, per tutti. A gareggiare a Nove Mesto senza spettatori, era strano e io spero che la situazione si tranquillizza, che troviamo una soluzione dove possiamo continuare con la Coppa di Mondo come ci piace con gli spettatori. Claire, ti va se parliamo un po' dei biatleti del circuito? Ok. Hai voglia di dirci, fisicamente parlando, chi è il più carino? No. Un segreto, secret. È un segreto? No, i miei colleghi del comitato degli atleti, Eric Lesser e Martin Porcade. Beh, Il Martin posto di tuo Porcade, vicino. se lo vuoi lasciare a me, lo tengo volentieri. Visto che conosci anche molte lingue e andrai sicuramente d'accordo con molti atleti, con chi vai particolarmente d'accordo? Con i nostri italiani vai d'accordo? Sì. Io ho un rapporto molto bello con tutti i canadesi, loro soprattutto perché credo che perché noi viviamo una situazione simile, anche loro partono da casa a novembre, tornano a fine marzo. Allora, Natale, per esempio, a volte siamo insieme a Natale. Quest'anno sono stata con alcuni canadesi a Natale. Ma ci sono tanti atleti che sono molto simpatici. D'Italia, tutti, Dominic Vindisch, la Lisa Vivozzi, tutti, Doro, tutti. Anche Giulio? Anche se non è un atleta? Ah, Gasparin. Sì. L'anno scorso ho conosciuto bene a Giulio e agli altri ragazzi che lavorano per i BTV. Loro sono una parte molto importante della la mia vita sociale, non lo so, che è quello che c'è durante l'inverno. Sono sempre lì tutti i giorni con il sorriso.
Perché gli atleti noi dobbiamo stare sempre un po' concentrati, è difficile a volte rilassare, ma con loro abbiamo sempre quell'opportunità e mi piace sempre vederli. Svelaci una curiosità, quali altri atleti non italiani sanno parlare l'italiano, che tu sappia? Le sorelle Gasparin parlano tutte le lingue, poi non lo so se ci sono Ci altri. hanno detto qualche francese, forse? Forse dalla parte lì Sul vicino a confine, sì. oggi, non so chi viene da lì, ma forse i francesi ci sarebbe qualcuno della Francia. Poi forse i norvegesi parlano un po' di italiano perché lavorano con Ebrei. Patrick. Ci sono tanti italiani che lavorano lì, allenatori i Waxman, ski technicians. Ma a proposito di svaghi, e qui distemperiamo un po' la tensione, ti proponiamo adesso un piccolo giochino che abbiamo trovato su Instagram ultimamente. Si tratta di una semplice 50 e 50, dove tu devi dirci se ti sono capitato o meno delle situazioni durante la tua carriera. Ti è mai capitato di sparare sulla sagoma sbagliata? No. Mai? Beh, pensa a te, sei una atleta. Sei No, la prima che tutti gli ci altri dice. problemi, ma quello no. E ti è mai capitato di cadere malamente, magari anche rompere il fucile? Durante gara non ho rotto fucile, ma mi sono caduta tante volte. Quest'anno era il mio primo anno che non sono caduta mai. Si migliora sempre. E ti è mai capitato di fare un Big Five, 5 errori in carriera? Sì. Al Coppa di Mondo fino adesso no, abbiamo fatto una gara in Svezia una settimana prima del Coppa di Mondo un anno e ho fatto 3-5, ho sparato solo 2 su 10. Ti è mai La capitato? prossima alla Coppa di Mondo ho fatto 10 sul 10, così. Ecco, è quella dove contava essere presente. Ti è mai capitato di contare male i giri di penalità? Sì. Ai mondiali a Oslo ho sparato 0-1, allora avevo solo un giro di penalità e non l'ho fatto. Poi ai mondiali ad Östersund, non una volta, ma 2 volte, ho fatto un giro in più. Ah, La in più prima addirittura. volta dell'inseguimento ho sparato tutti e 5. Ma l'ultimo bersaglio è caduto molto lentamente, perché ad Östersund capita che i bersagli sono un po' diversi di quelli normali e cadono lentamente. Allora io non l'ho visto cadere, io ho visto il bersaglio nero, sono partita, è la mia responsabilità di guardare quando vado via, ma non l'ho riguardato. Lì ho fatto un giro in più e poi di nuovo. Nel mass start ho fatto 3 errori, che era già un casino, e poi ho fatto 4 giri perché ho cantato male. Capita, ma sì, Un dai. po' di allenamento in più. E lì il nostro wax technician mi ha fatto una lezione dopo, ha fatto Claire. One, two, three. Ultimo, ti è mai capitato di prendere addirittura una squalifica, magari? Sì. Ok. Bene, adesso vogliamo farti delle domande sull'Italia, cioè cosa ti piace dell'Italia. Quindi, intitoliamo questa parte di intervista Claire e l'Italia. Qual è il tuo piatto italiano preferito? Oh, non lo so, ci sono tanti. Spaghetti bolognese. Come città hai visto solo Bologna o ne hai viste anche altre? E se sì, qual è la tua preferita? Sì, ho visto tante altre. Io credo che l'Italia è il posto più bello del mondo. Io so che agli italiani non va a piacere la mia risposta, ma il nord d'Italia, la zona di Anterselva è magnifico, veramente. E che città hai visto, oltre a Bologna, ovviamente, la parte del nord? Trieste, Venezia, Firenze. Firenze. Lucca, Forte dei Marmi, Roma e
Calabria, è Catanzaro, perché il mio ragazzo italiano era di Calabria. E poi abbiamo fatto un giro in Sicilia, anche la Sicilia è bellissima. Ok, ho capito, quindi ne hai viste più di me che sono italiana. Sei più italiana di me, Claire. Adesso te ne faccio una un po' particolare invece. Qual è la tua parola preferita? Cioè quella che ti suona meglio. Per me è divertente dire preferirebbero. Io avevo un professore all'università che diceva preferirebbero. Ti ha fatto imparare a fare l'R italiano. E invece come musica italiana come sei messa? Conosci qualche canzone? Sì, Quali mia sono le canzone tue preferite? italiana preferita si chiama Canzone di Maggio, è una canzone un po' vecchia del periodo, parla dei partigiani. Il luogo invece che hai preferito più di tutti in Italia? Cioè per dire il Colosseo a Roma o che sei rimasta senza parole? Sei arrivata davanti e hai detto, vabbè. Oh, il mare a Taormina. Sì. Sì, Sicilia. Sì. No, ma è difficile, perché come si può fare anche Roma, Taormina, Lago Anterselva, canali di Venezia? Voi avete un paese impressionante in tanti, tanti posti. Ma se vuoi trasferirti qui, noi ti accogliamo volentieri. Mi piacerebbe lavorare e abitare lì, ma è un po' difficile trasferire in nazione. Ma fino adesso, facendo biathlon, ho tante opportunità di viaggiare lì. Bene, adesso parliamo sempre dell'Italia, ma ti mettiamo alla prova. Vogliamo vedere se conosci bene l'Italia. Ok, vediamo. Domanda easy. Qual è la capitale d'Italia? Ok. Roma. Quali regioni italiane sono anche delle isole? Ok, Sardegna, Sicilia, forse solo quelli. Brava. Brava, brava, brava. Poi, indicaci tre sportivi italiani non compresi nel biathlon, quindi di altri sport. No, io so che la ragazza che ha vinto la classificazione generale quest'anno in sci alpino era italiana, se non sbaglio. Federica Brignone. Football zero, non so niente. Io so che c'era una ragazza. Ah, aspetta, Pellegrina. Pellegrini. Pellegrini. Federica, sì. Federico Pellegrini, ok. E basta. Proviamo con la grammatica italiana. Grammatica italiana conosco forse meglio, ma vediamo. Allora, c'è una cosa che agli italiani stessi non risulta esistere, che è il congiuntivo. Presente o passato? No, normalmente io riesco abbastanza bene con il congiuntivo, ma forse meglio con quello passato. Non lo so, che se fossi, fossimo, fossi. Forse tre quarti degli italiani non sanno l'esistenza di che io fossi, quindi Non già sanno neanche quello. cosa sia. Già quello. Finiamo con l'ultima domanda. Sapresti canticchiarci l'inno d'Italia e poi Michele ti canticchia quello statunitense? No, se magari. Pamparabamparabamparabampampampam. Yeah. Sì, perché lo sento sempre quando vince la Doro, la Lisa. Ma purtroppo ho sempre l'inno in norvegese in testa. Chissà perché. Sì, anche noi lo Americano. conosciamo bene. Ma tu sai che Michele ha un sacco di cose in comune con te. È No. stato negli Stati Uniti per un anno e in più sta studiando a Bologna, come hai studiato tu. Ah, sì, Quindi è quello. non penso che ci sia tanto altro in comune. Lei è un'atleta affermata, io sono qui a Ma casa. tu problemi col congiuntivo? Hai No, lui ne ha molti di più, ne ha molti di più. Ho un sacco di altri problemi. Congiuntivo, Sai contare? so contare fino a 4, sì, però non è scontato che ce la faccia sempre. Claire, lui è bravo, bravissimo a cadere nella neve, Ah.
mentre corre per guardare le gare di biathlon. È bravissimo sugli ski roll quando frena. Ski roll impossibile. Pensa a uno che tipo me, che si vuole avvicinare, ho provato io a avvicinarmi, e dopo un po' in pianura in salita riesce ad andare, alla fine prende anche ritmo, appena la strada comincia ad andare un po' in giù è un disastro. Io non so. È un disastro. Chi ha inventato questa cosa? Non sono freni, non si può frenare, qualcuno va a morire. Ma come si fa a frenare effettivamente? Si può fare un po' così come in neve, ma è difficile perché ci sono ruote. Se vai molto veloce è impossibile, devi saltare. E tutti gli atleti, se tu chiedi, hai mai dovuto scappare, non so, dalla strada perché c'era qualcosa, tutti direbbero di sì. Diciamo che può andare bene così, ti ringraziamo tantissimo per quello che hai detto. Claire, io da donna innamorata, cioè che mi piacciono gli uomini, sono innamorata di te, posso dirtelo. Ah, sei pazzesca. Ah, grazie. Veramente, hai una... Non so come descriverla, a parte il fatto che trasmetti tanta gioia e tanta voglia di... Grazie mille. Ma poi sei proprio brava. L'italiano mi fa... che mi felice. L'italiano è la lingua dell'amore. Sì, è così. Bene, dai, adesso che non c'è più il mio Martin, sarà solo Claire Egan, il mio cuore sarà solo per Claire Egan. Grazie. A parte gli scherzi, grazie davvero, sei stata carinissima. Ah, grazie, il piacere era mio. Ciao, buona giornata, buona serata. Grazie a te. Ciao.